un gol e un assist. Al Fantacalcio sarebbe più 4, no? Sì, ciao, scorsetti. Siamo con Di Renzo. Allora, un gol bellissimo, importantissimo, che ti dà anche una continuità personale, perché avevi già segnato con Lanciano. In studio, durante la diretta, dicevano che insomma non si sapeva ancora se tu avessi tirato oppure avessi crossato lì a Lanciano. Poi puoi essere chiaro un po' tu, dai. Il mister mi dice calcio in porta e io calcio in porta. Poi il portiere era venuto al ristorante la sera prima. A parte gli scherzi, sono situazioni provate, anche oggi ci ho riprovato, secondo me la palla era entrata, però comunque io calcio in porta da là, poi dopo è bravo l'attaccante o il difensore a colpirla. A livello personale è benissimo, però a livello collettivo insomma un'angolana che si è fatta recuperare in maniera beffarda oggi. Purtroppo sì, e non è la prima volta, perché anche a Lanciano siamo andati in vantaggio. Poi abbassiamo il ritmo, perdiamo l'umiltà e questa è una brutta cosa. Invece, come all'inizio, come le prime tre partite che abbiamo fatto in questo girone, se noi siamo umili, siamo una squadra, possiamo sorprendere, ma se ognuno va per conto suo e ognuno ragiona con la testa sua, non andiamo da nessuna parte. Qual è l'obiettivo di Di Renzo in questa fase finale di campionato e secondo te quale può essere l'obiettivo di questa angolana? Magari fare più punti possibili, credo. Ah, l'obiettivo mio, l'obiettivo personale, io non ho obiettivi personali, perché il mio obiettivo è quello di aiutare la squadra, lo sto facendo bene, ora mi sono rimesso in forma dopo una prima parte un po' così, e l'obiettivo personale è questo, l'obiettivo di squadra è fare i più punti possibili, far gol a Miani che mi ha detto che vuole continuare un altro anno, e niente, è questo. Ma con un piede così non ti senti più un centrocampista offensivo piuttosto che un terzino? Grazie ancora per i complimenti, ma come ti ho detto prima, l'umiltà è sempre il trampolino di lancio per arrivare a obiettivi personali duraturi.